Bentornati a Super Salerno, puntata numero 9. Ci avviciniamo alla decima e probabilmente sarà la fine della prima serie. Quindi diventa sempre più interessante. Questa sera con noi i soliti amici, ma prima di chiamare loro vorrei dire che ci potete trovare su tutti i canali di streaming come YouTube, il nostro canale. Basta cercare Super Salerno, ci potete trovare lì tranquillamente, oppure se volete sintonizzatevi sul canale 114 del digitale terrestre su Sud TV il giovedì sera alle 21:10. Siamo anche in replica il venerdì alle 15:10, anche la domenica nel pomeriggio, ma vi ricordo sempre di non sbagliare canale, soprattutto il venerdì alle 15:10, perché potreste fare dei brutti incontri. Questa sera, nella nona puntata, ci focalizzeremo, ovviamente avremo degli aggiornamenti su tutto quello che abbiamo parlato già in settimane precedenti. Abbiamo dei piccoli aggiornamenti che tra un po' chiamerò i nostri ospiti a parlarne, ma ci focalizzeremo su questo nuovo bubbone che appunto è l'aeroporto. Un aeroporto che ora ci dirà Mimmo, i nostri ospiti, un po' dei dettagli, e anche su questa metropolitana, che è stato già un argomento delle precedenti puntate, che purtroppo, come ben sappiamo, è ferma in città. Chiamo subito Mimmo. Eccolo, Mimmo, come va? Ciao Eddie, buonasera a tutti i nostri telespettatori. È stata una super settimana, tanto per cambiare, a Salerno. Qua cose sì, normali non se ne fanno mai, per cui è sempre tutto super. Da, diciamo, saldatrici che hanno rotto lucchetti di cantieri. Abbiamo delle immagini molto piccanti. Sì, su Piazza Cavour, e cantieri che vengono montati all'improvviso e allargati, Santa Teresa, perché non arrivano i materiali. Insomma, e poi abbiamo quanti altri mesi, quante altre settimane ci sarà. Poi abbiamo il focus, come detto tu. Volevamo chiudere la prima serie alla decima puntata, ma qua mi sa che ce ne vogliono altre 10. Mi sa proprio di sì. E poi abbiamo il focus, come hai detto tu, che riguarda la nuova metropolitana, il nuovo tratto di metropolitana assurdo, e lo stato dell'arte dell'aeroporto, e i primi voli atterreranno in mezzo a un cantiere. Io sono una cavia, ve l'ho già detto. Tu sarai una cavia. Sarò tra i primi ad atterrare, vi farò sapere. Allora, chiamiamo, vediamo se da dove si collega questa sera Daniele. Chissà se da qualche Palarana o da qualche altro... Eccolo lì, Daniele. Spostati. Questa dove l'hai recuperata, questa rana? Da quale cantiere? Questo qui è un cantiere che è vicino casa, un cantiere nato con una ditta di Giuliano in Campania, ma hanno bloccato. Poi è un'altra storia questa, ve ne racconterò un'altra volta. Ecco qua. Intanto vi saluto tutti, ho il mio pennello perché sarà un nuovo kit che vi presenterò settimana ce prossima. Ce ne sono delle belle anche su questi parcheggi, sì, vero? Sì. Sì, ne sentiremo delle belle. E infine Davide Gatto. Buonasera, eccolo. Buonasera a tutti. Nel blu dipinto di blu. A casa nostra. Le rane ci sono anche all'aeroporto, le abbiamo trovate anche lì, quindi non vi preoccupate, sono un po' dappertutto. Se volete adottarle, ce n'è ampia disponibilità. Parlate con Daniele, affidatele a Daniele che già con sé porta quella del palazzetto dello sport, quella di Sorgallozzi e adesso porta quella della futura metropolitana. Daniele, ormai sei un portatore di rane. Sono un rospo! Bravo! Allora, voglio anche ricordare agli amici da casa che, perché abbiamo visto che ci contattano molto via email, ma anche sui canali social, quindi sia su Instagram, nei messaggi o su Facebook, sulla pagina, quindi dove trovate, contattateci, perché di solito andiamo subito, anche oggi ci sono state delle segnalazioni, andiamo subito a indagare, a vedere se effettivamente è come ci dite. Quindi supersalernopodcast@gmail.com è la email ufficiale, quindi se volete fare delle segnalazioni, diciamo, rispondiamo subito e siamo di solito sempre, sempre molto pronti ad andare a vedere cosa succede. Come per esempio abbiamo avuto, cosa succede? Quindi abbiamo questo lungomare che è ormai martoriato a Salerno e che non si vede spiraglio di luce, mi sembra di capire. C'è questo contenzioso, giusto Mimmo, tra il comune, allora, e Gallozzi. Sì,
Ritorniamo a Andreozzi, non confondere Andreozzi, i nomi scusa. Da Andreozzi e Gallozzi. E Gallozzi. Esatto. Ma a Salerno finiscono i none o i nozzi, poi ne sarà un caso, però. Comunque, no, stiamo parlando del famoso cantiere di Piazza Cavour, quello della discordia. Esatto, i famosi box sottomarini. E niente, allora, questa settimana è successo questa cosa qui, abbiamo anche dei video che possiamo vedere, ecco qua. Vedete gli operai del comune che lunedì mattina tagliano il lucchetto che aveva messo la ditta che deteneva l'area, la parking Cavour. Li vedete lì in azione che stanno tagliando il lucchetto, perché di fatto il comune, dando seguito a quella che è la decisione del TAR, si sta prendendo l'area che il TAR ha detto che la parking non poteva mantenere, diciamo, tra virgolette, in ostaggio. Naturalmente questo è avvenuto così un po' alla chetichella, perché la parking Cavour aveva messo un lucchetto che si vede il primo e nel fine settimana, e lunedì sono arrivati gli operai, hanno del comune, hanno tagliato questo lucchetto e si sono di fatto impossessati dell'area, e adesso dobbiamo aspettare di capire se effettivamente inizieranno un po' i lavori di ripristino, quantomeno delle due traverse viarie, come ci siamo sempre detti. Da un punto di vista della vicenda amministrativa, ad oggi Parking Cavour non ha fatto ricorso al Consiglio di Stato, quindi ad oggi il Comune è in pieno diritto di poter accedere a quelle aree da mettere a posto. Naturalmente stiamo parlando della traversina, di quella zona che piace molto a Davide, dove dovrebbero fare il picnic, ma del resto del lungomare poco si sa, onestamente, per cui siamo ancora abbastanza nel campo dell'incertezza del recupero del lungomare. Tempistiche? Ah, tempistiche per il ripristino del lungomare, ci vuole la Sibilla Cumano. Pratica, ci vuole, Salerno ha questo lungomare che ha un potenziale, ma che era bellissimo, e la seconda metà, la prima metà, vabbè, ha bisogno di grosseri, di un po' di manutenzione. La seconda metà è praticamente interessata a questo cantiere enorme che c'è stato per almeno una decina d'anni. Sì, e in più abbiamo anche Santa Teresa, che era quella che una volta era la spiaggia. Oh, a Santa Teresa c'è un'altra storia simpatica, che avevamo già raccontato. Ricordate, avevamo detto che avevano montato il cantiere prima di Pasqua, ma poi è stato fermato da De Luca, che aveva telefonato. Ok, poi sono ripartiti, hanno smontato in questa primaria e poi sono rimasti fermi una settimana. Questo è lo stato dell'arte fino a martedì. Poi martedì all'improvviso, visto che non arrivava il materiale, ricordiamo che stiamo parlando, Davide, tieniti forte, Extreme Bamboo al posto del legno, che non è una categoria un ottimo porn, nome. Non è una un categoria di porn, esatto, ma un materiale. E sono arrivati martedì mattina e hanno allargato il cantiere. Dovresti avere le immagini di questo allargamento del cantiere, Edi. Questo è quello fino a martedì. Ecco, si sono allargati, hanno preso un altro pezzo della spiaggia. Ma per fare cosa? Non capisco. Per togliere il legno in attesa che arriva il materiale che è stato ordinato per la sostituzione. Da nostri informatori il materiale dovrebbe arrivare entro fine maggio, per cui per non mantenere il cantiere fermo come era stato per tutta la settimana precedente, hanno preso un altro pezzetto di Santa Teresa e toglieranno altro legname in attesa che arriva. Naturalmente anche qui i tempi sono sempre molto indefinibili, tutto sommato. Comunque aspettiamo. Ma puoi mettere con l'extreme bambumo che mettono l'extreme bambumo, mettere California che mi diventa. Il campo di badminton, lo sgambamento per i cani, la foresta di fronte all'imbarcadero, poi abbiamo le docce e l'extreme bambù per il divertimento finale, ma voi... Non c'è nulla di meglio, insomma. Io proporrei veramente Amsterdam, Davide, meglio è di come Amsterdam. E come direbbe Red lui, Light District. Red è Light come direbbe District. Lui per Salerno e per l'Italia. O era per l'Italia e per il mondo. È un paesone un po' squallido e un po' cafone. Anche questa sera non andate da nessuna parte, perché però abbiamo delle clip, una la devo ripetere dalla scorsa puntata, perché con l'extreme bambù non potete dire che non pensa al divertimento dei suoi elettori. Con questo è divertimento per tutti, anche per i maschi. Propongo di chiamare l'area
l'area Rocco Siffredi, quindi non più Salifornia, ma Rocchifornia. Rocchifornia. Ripeto, puoi credere di tutto. Andiamo avanti con gli aggiornamenti, allora, che sugli impianti sportivi. L'abbiamo dedicata, e che molti ci scrivete sotto i commenti sui social, ah, fate questo, fate quello, e abbiamo già approfondito tanti di questi argomenti, quindi vi invito a vedere anche le puntate precedenti. Se abbiamo saltato qualcosa, fateci una segnalazione nei commenti, in email, e vi assicuro che proveremo a fare il nostro meglio. Una di queste era sui, diciamo, sulla situazione degli impianti sportivi. Degli impianti sportivi. Ricordando, ne avevamo saltato uno praticamente, giusto? Sì, diciamo che abbiamo fatto vedere i vestuti che se ne cade a pezzi, il palazzetto dello sport che è il Palarane, e ci hanno segnalato anche altri, sono rovinati, e ci hanno segnalato qui questo. Qui siamo di Igea, è questa, come si chiama? Di questa è Zona Porto, questo zona c'ha Porto. C'ha la rete in obliquo, questo campetto, come dice? Le macchine, è, come è il campetto di Pisa, questo. Sì, questo là è sotto il quello si chiama il viadotto Gatto, no? Sì, esatto, sotto il viadotto sotto. Gatto. Esatto. E questo anche è quello, un ingresso alla città, quindi anche questo è un bel biglietto da visita, al di là che è una zona praticamente off limits, ma... No, ma guarda come si tiene la ringhiera, se non ci fossero quelle barre è bellata, i bambini possono giocarci, sembra Ciao Darwin. No, è chiuso, è chiuso, perciò è così tenuto bene, forse ma deve essere uno sport nuovo che non sapete, questa è una cosa nuova. Sono d'accordo, o comunque un attrattore turistico, perché a Pisa c'hanno la torre pendente e noi abbiamo il campetto pendente. Calcio pendente, esatto. Calcio pendente deve essere una nuova cosa, storico, una specie di scalcio storico, deve essere una cosa per molto interessante. Ecco, vedi, certo, questa è la parte interna. No. Guarda, vabbè, al di là del pericolo, quindi meno male che non è aperto, dico, sennò qua un bambino si può fare anche male. Posso chiedere una cosa? Ma le automobili non si mettono paura che gli cade la cosa addosso? Quelli che parcheggiano? Quella aspetta! Ma guardate, le reti arrugginite, madonna mia! Ma qualcuno deve sapere, che gli deve far sapere che il comune non è in buone acque. Io non vorrei sbagliare, ma questo, se la memoria non mi inganna, ci fu anche qui una inaugurazione pomposa. Hai ragione, uno street qualcosa che poi scomparso. Poi chiudono, poi lo lasciano così dopo 10 anni. No, però adesso lo dice sempre, alle inaugurazioni dicono sempre, però cittadini state attenti a non usarlo bene. E poi quando si rompe la colpa è dei cittadini che l'hanno usato male, cafoni, eccetera, eccetera. Questo è normale. Io ho visto per esempio Parco Mercatello. Con le segnalazioni, il Parco del Mercatello, Davide, appunto, tu ci sei ristato, no? No, hanno detto state attenti, guardate, non lo rovinate, eccetera, eccetera, e poi hanno mandato comunque dei comunicati dove hanno scritto che sono entrate 10.000 persone. Ma se entrano 10.000 persone, è chiaro che si rovina, cioè non è che sono 10.000 mummie che entrano e non si rovina il parco. A parte il fatto, come tu ben sai, sui numeri comuni di Salerno, è meglio lasciarle perdere, perché ti vorrei ricordare. No, per carità, ma prendiamolo come migliaia, ecco, così. I lavori sono stati fatti più o meno alla Carlone in alcuni punti, i cavi elettrici che passano sopra un torrente. Abbiamo trovato anche noi. Sì, abbiamo trovato cavi elettrici nuovi, scoperti, che secondo me quelli non si possono salvare, tra virgolette, però è una zona chiusa, c'è il ponte, c'è ancora il pezzo del ponte, quello lì che hanno levato. La zona per cani non si è capita che fine farà, si ruba comunque i canetti, il commento che si ripete di più sotto i nostri post della puntata dedicata al Parco del Mercatello è: ma possibile con 4 milioni e mezzo di euro stanziati tra l'altro nel 2020, questi sono riusciti a fare se non un terzo delle cose, cioè sembra un una cifra così alta, e alla fine dei conti quello che è visibile. Io concordo, devo dire che secondo me però hanno fatto dei computi metrici, non credo che
che l'abbiano fatto prezzi così. E purtroppo i prezzi sono molto aumentati e sono accettati questi prezzi nella pubblica amministrazione. Questo è un problema grosso, perché vabbè, fare 4 Davide, milioni. Andiamo all'altro argomento di aggiornamento, perché sono ecco, prego, andiamo avanti nei tempi. Vai Eddie, vai, mi sembra che il parcheggio, questo parcheggi a fantasia di Salerno, eccoli qua, vai Daniele. Allora, abbiamo sempre il nostro consigliere che con la sua yellow car parcheggia continuamente dentro l'atrio, sempre coadiuvato a quanto pare dai vigili urbani, non si dice più vigili urbani ma agenti di polizia locale. Più volte segnalato, più volte pubblicato. Questo mi sembra che sia un episodio di pomeriggio, no Daniele? Questa è una cosa addirittura di pomeriggio, questa notizia. Sì, vabbè, quando uno ha la comodità la sfrutta tutte le ore. Non è che, questo è il video. Questo è il video, vedete la macchina. Quindi c'è questa automobile gialla che mi sembra di capire. Sia di questo consigliere continua imperterrito, sì. E lo riprendono anche i giornali ormai. Queste sono notizie dei giornali ormai. È di quelli che ci minacciarono al consiglio comunale, per intenderci, che i parenti non erano molto contenti del fatto che noi facciamo vedere che non è il caso di utilizzare l'atrio del comune di Salerno per parcheggiare l'auto. E questa è ancora più bella, Daniela, questa è sempre per te. Questo è il kit realizzato. Questo è il kit. Lui ha comprato il kit, però, no? No, lui ha copiato il kit. No, ha copiato il kit. E poi soprattutto c'è da dire che dove abita lui, all'interno, dato che questa qui è un'area utilizzata semplicemente per la sosta, sarebbe un carico e scarico del politico. Certo. Quindi durante la giornata pare che rimanga libero, perché ormai ci sono le linee gialle, come vi ho già illustrato ampiamente nel mio kit. Cioè, in pratica quando il corpo di polizia è lì che parcheggia fuori dalla linea gialla, è fantastico, è bellissimo, sì. Per non lasciare, quindi, cioè, in teoria, Daniele, scusa, facciamo chiarezza anche, in teoria il posto sarebbe per la polizia municipale, la quale però se ne guarda e si parcheggia subito fuori, perché sennò non vuole essere ripresa naturalmente o fotografata, quindi qualcosa di strano in questa situazione c'è, penso, è il mio pensiero. Soprattutto, ripeto, è un'area per la sosta. Dove abita il nostro facente funzioni c'è una corte interna, quindi se lui volesse salire e scendere con l'auto di servizio non avrebbe alcun problema, anzi sarebbe addirittura più sicuro, perché non ci sarebbe il traffico veicolare. Vabbè, ma tu lo sai che a Salerno si parcheggia a fantasia, i nostri amministratori sono i primi a dare l'esempio. No, ma io li ringrazio perché hanno fatto enorme pubblicità. Io ho aperto il mio primo conto in Lussemburgo, penso di trasferirmi al più presto per poter poi mettere il mio curriculum, che ho fatto l'emigrante anche io per almeno una decina d'anni. Quindi, così grazie, puoi fare il parlamentare. Dopo 10 anni di Lussemburgo puoi fare il parlamentare in Italia, a me hanno proposto questo posto ad Avellino, referendario europeo a Caserta, mi hanno proposto questo posto di referendario europeo, non so cosa sia, però mi piace. Occhio Daniele, perché potresti diventare anche professore universitario per il fatto di essere andato in Lussemburgo, perché oltre al parlamentare il bonus Lussemburgo fa diventare anche professori universitari, per cui molta attenzione. Calmatevi. Sono quei corsi che si fanno ad agosto, 3 giorni. Quelli con un solo partecipante. Più belli. Allora, mi piace, è l'ora di sistemarmi. È giunto il momento di interrompervi. Per chi ci segue su Sud TV, ritorneremo fra qualche minuto dopo la pubblicità. Se siete invece sulle piattaforme di streaming, l'appuntamento continua. Ritorniamo immediatamente in studio con il nostro focus della puntata di questa sera, la nona puntata, che sarà l'aeroporto e il prolungamento della metropolitana a Salerno. A fra poco, ciao. Bentornati a Super Salerno, nona puntata. Partiamo subito con il focus di questa puntata e, come detto, sarà il nuovo aeroporto, Mimmo. Prima la nuova metropolitana e poi il nuovo aeroporto. Il nuovo aeroporto. Ma prima di tutto, cioè, non può esserci puntata senza la nostra mascotte. Questa è una clip che vi abbiamo già proposto qualche settimana fa. Reggio.
È troppo bella. Solitudine di Salerno. Vede, c'è stata la vicenda della metropolitana, che è una vicenda emblematica. Ecco, questo è il simbolo delle cose che sto dicendo. Ecco. Di quanti nemici abbia la città di Salerno. Anzi. E di quanto provincialismo ci sia a Salerno. Vede, io non ho ascoltato uno solo dei comitatini, che saremo noi, pseudoambientalisti, che abbia detto una parola su una vicenda di una gravità inaudita come il blocco della metropolitana di Salerno per ragioni strumentali. Sì. All'epoca era la regione che lo bloccava. Perché è un nemico di Salerno. Lui sosteneva questo. Ed è chiaramente scritto alla 12 anni dopo. Dei di no, ma fece pure i manifesti. Leggo la risposta che ha dato l'assessore Vetrella all'interrogazione fatta dal consigliere Mucciolo sulla metropolitana di Salerno. Non corrisponde a quella di metropolitana, tanto che permangono i limiti di frequenza di collegamento. Non aveva tutti i torti comunque. È la verità. Più è la verità. Di 60 minuti per una percorrenza di 6. È un urbano. È che la regione Campania stanzia 150 milioni di euro per il trasporto di Napoli e dell'area napoletana. Dove ci sono giusto qualche cittadino in più, tra l'altro. Con la complicità, la correità dei consiglieri regionali del PDL di Salerno. Andiamo sulle cose serie. Cioè, 12 anni dopo, dico io, lui è il presidente della regione, perché non se li stanzia? Sono passati 12 anni, sta metropolitana sta ancora... No, vabbè, va. Andiamo a vedere il dettaglio di che cosa parliamo, della nostra metropolitana, vai. Sì, guarda, allora, 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 abbiamo un po' di materiale. Sì, diciamo che grazie a Davide siamo riusciti a recuperare il progetto definitivo della nuova metropolitana, cioè del prolungamento della metropolitana. Dell'allungamento, perché, sì. Esatto, perché ad oggi la metropolitana, per chi lo sapesse, a Salerno ha una metropolitana di 9 fermate circa, che ci mette una mezz'oretta, il treno avanti e indietro. Sì. E un anno fa sono stati aggiudicati i lavori per fare il prolungamento della metropolitana di Salerno, che dovrebbe portare con altre fermate fino all'aeroporto di Salerno. Stiamo parlando di un progetto appaltato da 170 milioni di euro, è passato un anno dall'appalto e, diciamo, in linea di massima non è stato fatto nulla. Zero. Poi abbiamo avuto la possibilità, grazie a Davide, di recuperare diciamo il documento definitivo, il progetto definitivo di quello che sarà il prolungamento. Abbiamo visitato anche i luoghi dove dovrebbero sorgere le nuove stazioni, evidenziando una serie di criticità in assoluto, ma proprio sul progetto in quanto tale, perché alla fine vedremo, stiamo realizzando di fatto un doppione della linea già esistente regionale a una cifra di 170 milioni per permettere alle persone di Salerno di arrivare all'aeroporto di Ponte Cagnano forse un giorno, con un tempo enorme, 50 minuti non meno, diciamo, con frequenze di passaggi di treni lentissime. Questo è il progetto definitivo, come potete vedere, che abbiamo recuperato. E se Edi vai avanti un pochettino, lo racconti esattamente. Qui si parla delle nuove fermate della metropolitana e che cosa dice? Fondamentalmente che si creerà un passaggio da dove è adesso la fermata Rechi, per un punto, per evitare di abbattere tutta una serie di capannoni, si creerà un momento, diciamo, di raccordo tra l'attuale binario delle ferrovie che è dedicato alla monorotaia e quello regionale. Questo di che anno è sto progetto? È di adesso, questo è l'ultimo progetto, è recentissimo. Però la mia domanda è... Se fai vedere le immagini, Edi, possiamo far capire meglio alcune cose, se fai partire i filmati. Sì, allora io ho anche queste altre immagini qui dove praticamente possiamo vedere quali sono le fermate. No, prima le immagini, partiamo con i video perché sennò è difficile che riusciamo a spiegare bene la questione del binario unico che poi si affianca a un altro binario all'altezza di... Eccolo qua, questo è il binario che finisce. Okay, Rechi. La metropolitana di Salerno Rechi finisce qui, non c'è più niente. Se diciamo per andare diritto per diritto, quindi per continuare con questo binario e quindi mantenere il binario unico, avrebbero dovuto buttare giù un po' di capannoni industriali e fare un po' di danni. Per cui, infatti, come vedete dalle immagini, a fianco al binario
c'è anche l'altro binario che è quello regionale, ah, per ecco. Cui hanno deciso, ecco esatto, che è quello regionale che è staccato, per cui il progetto definitivo ha deciso fondamentalmente qua di creare un interscambio in modo che dalla stazione Arechi San Leonardo attuale con un interscambio si finisce sul binario regionale, proprio per evitare di abbattere una serie di capannoni. Vedete il binario che è parallelo a questa immagine, si capisce perfettamente, questo è il trenino della metropolitana e quello è il binario parallelo dove il trenino si dovrebbe spostare. Per 600 metri circa viaggerebbe sullo stesso binario del treno regionale che va a Ponte Cagnano e Battipaglia. Questa cosa qui naturalmente significa che più in là il binario ritornerà unico per il treno della metropolitana di Salerno e per questo motivo, ecco, questa è l'immagine che fa capire ancora meglio esatto quello che stavamo spiegando. Per cui si quindi ci sono dei capannoni industriali, si vedono questi, chiaramente. No, questi si salvano, questi per fortuna di Dio si salvano, non verranno abbattuti proprio per quello che abbiamo detto. Questo è il percorso in tutta la sua interezza nuovo, dove sono previste queste nuove fermate. Una è la nuova fermata San Leonardo, l'altra è la fermata esistente della stazione di Ponte Cagnano, poi c'è una fermata di Sant'Antonio di Ponte Cagnano e infine la fermata dell'aeroporto. Insomma, Ponte Cagnano, ma neanche fosse New York, c'ha tre fermate della metropolitana di Salerno. E questa roba qui, naturalmente, se vai avanti ancora, Edi, con le immagini, prevede anche alcune opere importanti da realizzare, tipo per esempio il ponte di Via Venner, poiché dovrà essere inserito un binario ad hoc della linea della metropolitana di Salerno, dovrà subire, diciamo, un intervento di abbattimento e di ricostruzione. Questa che vedi, Davide, lo puoi spiegare anche tu, questa qui che abbiamo inquadrato, che cos'è? Questa sarebbe la fermata Nuovo Ospedale. Esatto. Dove dovrebbe il sito, dove dovrebbe venire la fermata del nuovo ospedale, che è qualche centinaia di metri dopo la Arechi, all'altezza più o meno della motorizzazione civile, di quello che abbiamo capito, insomma, sostanzialmente. Ovviamente non c'è l'ospedale, ovviamente no, non c'è niente. È una fermata che potrebbe avere un senso se ci fosse un ospedale operativo. Già in costruzione, ecco, inaugurato. L'ospedale dovrebbe venire in questa inquadratura, in quella zona lì, esatto, lì dietro, esatto. E per il momento c'è solo Indiana Jones e i predatori del tempio maledetto e quindi il rane a morire. Quella che vedete là in fondo è diciamo il casuoppo da cui si dovrebbe costruire poi la stazione San Leonardo. Sarebbe fuori una stazione, chiaramente sono previsti anche i lavori di viabilità, quindi si farà la stazione, la viabilità e l'ospedale dietro. Esatto, ecco, quelli qua, questo sono rotatorie che non mancano mai. Esattamente, questo si vede, come dice, la fermata M9, quella e questa casetta. È la curva della tangenziale da dove si potrebbe vedere. Ok, andiamo avanti. E questo. Andiamo avanti, arriviamo alla stazione di Ponte Cagnano, dove verrà inserito il binario ad hoc. Esatto, quella, quindi l'unica stazione Edi che sicuramente c'è e si farà è quella di Ponte Cagnano, perché è quella di adesso. Verrà inserito il binario, questo è il ponte che dicevamo prima di Via Venere, che dovrà essere riadattato perché passerà il binario ad hoc. Passano i binari, non ci passano, insomma. Esatto, per cui questo verrà abbattuto e ricostruito con notevoli problemi, naturalmente, di viabilità in assoluto, per far passare allora, appunto il binario ad hoc. Sì, quando si tratta di ponti è sempre Calatrava e Gallozzi che intervengono. Comunque ci abbiamo gli stralli di quello di Calatrava che non l'hanno usati, quindi potremmo usare gli stralli. Li potremmo usare. Dopodiché dicevamo, arriviamo alla stazione di Ponte Cagnano, questo esatto è il progetto degli stralli del cavalcavia di Via Venner che dovrà essere allargato. Quindi questo ponte non esiste? No, esiste, no, esiste ma lo devono rifare. Abbattuto e ricostruito per far passare il binario ad hoc della trenino urbano metropolitana di Salerno, quello dei Simpson per intenderci. Ma sarà ancora un treno che va e uno che viene, cioè sì, un'unica carrozza. La stessa tecnica, la stessa dinamica.
Esatto, ci vorranno mezz'ora, 40 minuti in almeno Perché delle quello che mi porte. chiedevo, se hanno giustamente c'è questa voglia di avere l'aeroporto, eccetera, sono 15-20 anni che se ne parla, e ora finalmente lo stanno aprendo, cioè hanno avuto tutto questo tempo per poter creare le infrastrutture di collegamento. A me sembra di capire che si atterrerà lì a luglio, non ci sta nemmeno un taxi. No, non c'è niente, questa roba qua non c'è niente. Comunque andiamo avanti, se no non ce la facciamo, vedi, con tutto il materiale raccolto. Se fai vedere la stazione di Ponte Cagnano, che è quella attualmente No, c'è esistente, anche perché questa qui prima. anche Questo questo ponte si viene parla. rifatto. Questo è il ponte sul Picentino, sul fiume Picentino. È un ponte di 40 metri che, come vedete, è già vetusto, insomma, però approfittando della cosa, gli ingegneri di RFI hanno deciso di abbatterlo, ricostruirlo in ferro, credo. Quindi faranno una struttura con il binario della Salerno-Battipaglia, diciamo quello che già c'è. E poi ci metteranno anche il binario della metropolitana che continuerà poi a passare sempre a fianco, un po' come succede a Salerno, sempre a fianco Questo è a a quello di prima. Sant'Antonio? No, non No, ancora, questo questo è è... prima. Dov'è il bowling, Dov'è il bowling? praticamente? Esatto. Dov'è il Prima bowling di di Ponte Cagnano? arrivare alla fermata reale della stazione di Ponte Cagnano, ok? Che è Esatto. quella Adesso dopo. Alla Di stazione praticamente c'è Ponte Cagnano. solo un'inversione dei binari. Salta un attimino questi altri video di qua, perché abbiamo fatto vedere dove si arriva alla stazione di Ponte Cagnano. Eccola qua. Esatto. Questa c'è, questa. Questa è Questa reale, esiste. questo è presente, non è futuro. Esatto. Ma questa è E la qua. stazione ferroviaria. Sì, Sì, ma ci esattamente. passerà la metro, diciamo, l'allungamento e cambieranno Verrà i binari. interito il binario ad hoc della metropolitana di Ma Salerno, per cui. tempistiche? Io faccio Ah, sempre questa domanda. vabbè, le tempistiche anche Vedi, ma 10 tu fai anni. domande veramente. Ma tu fai Però, domande cioè, veramente. l'aeroporto, diciamo che... Cioè... Tu hai accattato un No, biglietto no. da Londra e pensi che arrivi con la metropolitana a Salerno Andiamo quest'estate? Ah, avanti, veramente. Edi, andiamo avanti. Questa è, come abbiamo detto, la stazione che c'è, per cui su questo non abbiamo dubbi, perché ci Questo sta non la c'è dubbio, ci stazione. sta, la E questo è faranno. l'esterno della È l'unica stazione. certezza che È abbiamo. l'unica certezza, esatto. Potrebbero Avanti anche a questo. inaugurarla. Questa Potrebbero la anche potremmo inaugurarla. anche inaugurare, esatto. E questa qui invece è la stazione di Sant'Antonio. Questo è meraviglioso. Esatto, anche questa spersa nei campi, non si capisce questa proprio a che cosa serve come fermata della metropolitana di Salerno, veramente è incomprensibile che cosa, perché uno si debba fermare a Sant'Antonio di Ponte Cagnano, ma comunque nei campi anche questa È non c'è turismo niente. religioso, la fermata è Ah sì, Sant'Antonio di Padova. ovviamente è Questo è il prevista la progetto. viabilità, le rotatorie, La tante viabilità, come vedi, rotatorie. si cambia un po' tutto. Non si capisce proprio il senso di questo, onestamente, come Ma sono fermata della stati metropolitana. appaltati questi lavori, Mimmo? Sì, sono C'è già un 170 milioni consorzio di che farà euro. l'esecutivo. Ah, cioè Esatto, addirittura. c'è un consorzio, e nel consorzio ci sono i Rainone, tra gli altri, Guarda, casualmente. casualmente. Sono Tante tante imprese. imprese. Poi vai avanti, perché Dani, vai avanti, perché è lunga qua. Si dovrebbe arrivare alla Altra fermata. fermata, altro giro. Esatto, Ecco M12. l'aeroporto. No, vai un po' indietro questo video, un po' in anticipo. Comunque, la fermata M12, che è questa sempre nelle campagne, voglio dire, non c'è niente Questo è di di fronte fronte. il cimitero anglo americano, Esatto, e di fronte esattamente c'è lì. l'aeroporto. E Ma quindi io questa qui è quando la atterrerò stazione. a luglio posso utilizzare già qui la metropolitana? No. No. Assolutamente, Nel potresti anche 2030. attraversare, dovresti attraversare anche i campi, perché quelli sono i Luglio di 600 metri di anno. distanza che Vabbè. ci Vedi, sono. chiamami, vengo a Però c'è un figaia. video precedente, di che l'altro lato, ok, no, prima di questo qui c'è un video precedente, che l'altro lato, quello dove sta la fermata del lotto del Pullman, per intenderci, che è Vediamo. l'altro lato, Pullman già c'è lì, esatto, eh? il Pullman già c'è, per cui Però là c'è un andiamo piccolo sul. problema, perché praticamente il Pullman arriva lato cimitero, no? Arriva lato Bivio Pratole, e quindi praticamente abbiamo fatto proprio un viaggio. Praticamente non c'è un attraversamento dei binari, non è stato fatto No, con la stazione, e quindi se tu arrivi con lotto, non puoi arrivare all'aeroporto, devi fare 3 km a piedi praticamente, perché devi fare tutto il giro.
E questo sarebbe, cioè, sarebbe opportuno, perché magari fare un, non lo so, un ponte tibetano, fare qualcosa, un ponte di Calatrava. Un ponte di Calatrava a piedi, una cosa pedonale, per almeno passare le persone che magari vanno a fare le pulizie all'aeroporto e, no, e vogliono prendere la cosa, perché qua si rischia veramente un ingorgo, perché la viabilità è molto molto... No, è debole. Drammatica la situazione della viabilità. Comunque sono viottoli da due corsie, non è che ci sia, stiamo parlando di tanto, no, va bene che parliamo dell'arte. Di pochi voli, parliamo questo di pochi voli. Esatto, questo è lo stato dell'arte invece dei lavori che stanno facendo lì, come vedi è ancora area di cantiere. Questo sarebbe per la pista, per l'allungamento della pista? O sì, è proprio per l'allungamento della pista e per l'aeroporto. Questa è la zona all'esterno, come vedi siamo... E questa è la pista, la si vede, e di fatto l'asfalto è finito, però... Tutte le opere intorno, no, ci siamo stati, abbiamo fatto il giro di tutto l'aeroporto e probabilmente vi toccherà atterrare in un cantiere quando arriverete, perché tutto intorno all'aeroporto ci sono ancora molti lavori e da qui a no. Luglio, quando no, no, però veramente non vi aspettate grandi cose all'inizio, non sarà... Hanno avuto tutto questo tempo, non ecco, riesco vedi, a capire. Vedi, questi qui sono i lavori in corso che sono dalla fine della pista, ci sono ancora macchinari enormi che stanno finendo di mettere a posto, questa è la parte verso il mare dove termina la pista che hanno allungato. Però è solo maggio, siamo ancora a maggio, voglio dire, fine aprile. Vabbè, due mesi, voglio dire, sai com'è. No, ma se riusciremo a vedere anche le altre immagini, si vedranno dei lavori enormi che devono essere comunque fatti. Ci sono, ma io ho ancora... l'impressione, siccome che siccome l'aeroporto lo devono però rifare, vedo tante persone che lavorano, proprio il cantiere è vivo. No, questo, vabbè, questo no, perché era sabato, queste immagini erano già un giorno che non era lavorativo, stanno lavorando qui. Questo è fuori discussione, però c'è ancora moltissimo da fare, come si vede nelle immagini, vedi Edi, possono vedere i nostri telespettatori. Sono ancora molti lavori da fare in attesa. Queste sono delle centraline di illuminazione che servono per la pista, praticamente. Per sono la cose pista tecniche. Per evitare, sì. Perché vuol dire che c'è una strada molto vicina quando ne metto. A fianco, praticamente. Da lì viene, praticamente gli aerei vengono da dietro. Eccola la strada, qui è la macchina di Davide, e questa qui è la casa del signore. Gli aerei sono quelli, le case da espropriare. Davide, se prendi il kit pure tu, quando arrivi là, perché c'è come vuoi. Sì, ma infatti voglio pure io la cosa. Daniele, sarà mia cura fartene omaggio. Al momento non siamo potuti arrivare, perché comunque è tutto chiuso. Cioè, devi vedere anche le altre immagini, lì è tutto chiuso, è tutta area di cantiere e stanno lavorando. Voi l'avete fatto anche in macchina, avete percorsa, giusto? Sì. Sì, quello è il percorso dalla fermata dell'Otto che arriva a Bivio Pratole e appunto quello che dicevo, sostanzialmente la fermata c'è ed è già operativa, c'è un protocollo che dovrebbero fare Bus Italia, dovrebbe fare dall'aeroporto, ecco entriamo a Bellizzi, dall'aeroporto fino alla stazione di Salerno, quindi ci saranno dei pullman dedicati, però al momento non ci sono perché non ci sono i voli. Faccio anche presente che ci saranno due voli al giorno all'inizio, non è che ci saranno 100 voli al giorno, quindi anche organizzare dei pullman non è tanto adesso, quindi, adesso c'è il cartello, questo è il cartello del comune di Bellizzi che ha fatto almeno una cosa, ecco per esempio un'altra cosa, mettete qualche cartello in più. Questo qui l'ha fatto una cosa buona, secondo me il comune di Bellizzi. Adesso si gira, siamo a Bivio Pratole e qui iniziamo a prendere il percorso normale col traffico che a piedi sono 3 km. Cavalcavia supera la strada ferrata e entra praticamente nelle campagne. Infatti noi vediamo proprio quel camion che vedete davanti, è un camion che trasporta finocchi e quindi sostanzialmente per la questione di Santa Teresa Extreme Bambù, sempre quella roba sempre, lì, no? Finocchio giustamente si trova con la cosa, per questo c'è molte piantagioni lì scompariranno, come si vede anche dalle immagini che ci sono, per le opere di infrastrutture intorno, per cui lascia un problema anche
Ma ragazzi, mi state dicendo che per andare dall'aeroporto là ci sono le serre di rucola IGP, cioè esatto. Dall'aeroporto a Salerno praticamente bisogna armarsi alla Rambo. No, allora c'è una flat rate di 50 euro per i taxi, che non è tanto se consideri un gruppo, cioè 3-4 persone che vanno nel taxi. Certo. Però comunque, ma in sintesi mi state dicendo che devo cambiare i biglietti e vado a Napoli direttamente in 40. No, a terra perché è un'esperienza adventure di vita, per cui assolutamente. In sintesi spenderemo 170 milioni per fare una metropolitana che finirà tra 150 anni. Certo. Dove nella migliore delle ipotesi, come dice ENAC, ci saranno 500.000 persone che verranno all'anno all'aeroporto di Salerno, nella migliore delle ipotesi, con una linea diretta tra dieci anni, nella migliore delle ipotesi, non milioni come dice naturalmente la nostra mascotte. Con la metropolitana un salernitano ci mette 40 minuti, col treno spende 1,50 euro e ci mette 10 minuti ad arrivare a Ponte Cagnano, dove piglia un autobus, che bisognerebbe investire in questo, nei mezzi pubblici, in pullman navette che dalle stazioni ti portano all'aeroporto, come funziona. Insomma, questo della metropolitana, questo investimento è assolutamente soldi buttati, onestamente. Posso aggiungere solo una cosa? Veramente. Adesso io non voglio, per carità, il progetto è fatto molto bene, l'abbiamo visto, è un progetto di ingegneria molto interessante, però io credo che... chiaramente la raggiungibilità di un aeroporto crea attrattività all'aeroporto stesso, quindi immagino che sia stata proprio gli stranieri, gli inglesi, i francesi della GESAC che hanno chiesto proprio delle strutture, delle infrastrutture per la raggiungere. Però secondo me veramente la metropolitana, come è stata progettata, veramente è una risposta di oggi che diventerà un problema di domani, ma veramente, perché stiamo facendo un'infrastruttura che serve molto poco e le fermate non sono esatte, non sono secondo me corrette, e tra l'altro si ferma anche all'aeroporto, non arriva quando c'è già un treno che passa a fianco all'aeroporto. Bastava fare la stazione del treno dell'aeroporto e si partiva subito, al di là del gommato come dice Mimmo. E si faceva su questo pensiero poetico di Davide, devo purtroppo dare i saluti. Davide, però questo perdonami Davide, questo è un ragionamento da imbecilli. Se avessi fatto così, loro sono anni che la volevano allungare, no? Poi chiaramente poi bambù allungare, finocchi, vabbè. Ma sarà colpa che è che non è colpa della regione. Che puntatona! Basta, ragazzi. Loro hanno trovato la protetta. Arrivederci. Ciao! Continuate a seguirci su tutte le piattaforme di streaming, su Sun TV, canale 114. Buonanotte, imbecilli! Imbecilli! Alla prossima puntata, che sarà la 10ª puntata. Ciao! Buonanotte da Rocco! Imbecilli!